RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Radio Vacanze. Eccoci qua, tornati in diretta, mettiamo nostra... Eccoci qua, tutti e tre. Eccoci, pensa poi Enrico a sistemare... Eccoci, opera, te posso ammazzare lui. Eccoci, vedi, siamo doppi così, vedi che bello. Stai fermi con le mani, madonna buona, madonna, la regia c'è la mano Enrico. Ce l'abbiamo sempre in due o tre, Enrico. Dai Enrico, non ti preoccupare, però sembra così che siamo fatti a specchio, guarda quanto siamo belli. Siamo tanti, ma se faccio così, vedi, abbiamo ripresa. No, no, ma noi va benissimo così. Allora, eccolo là. Allora, non la tocco più, va bene. Fermi tutti. È bello così, è bello perché lui ha delle competenze che sono fantastiche. Anche noi durante le dirette facciamo sempre così. Sì, noi sempre. Devi vedere, abbiamo fatto il nostro lavoro perché... poi te lo diremo in separata sede, un progetto comunità di comuni e siamo stati a Soriano del Cimino perché noi siamo anche alla radio ufficiale del Visituscia, io sul palco, Enrico sotto che mi tirava i gattoni perché spostate che non vedono le camere. Vabbè, il bello della diretta. Noi sì, noi sempre così. Però ecco, essere spontanei credo che sia, no? Veramente anche segno di apertura mentale nei confronti di chi ti ascolta, di chi può fare le domande. Ricordiamo che Radio Vacanze ovviamente si sente su tutti i device, anche su Alexa, sai, basta dire Alexa per Radio Vacanze. Dal 2016, quando gli altri non sapevano neanche che cos'era. Esatto, ma la cosa interessante, quella che come sta dicendo Laura, è che ogni struttura volendo o ogni consorzio può avere un programma tutto suo in radio che la radio aiuta a gestire, ciò diventa un contatto diretto fisso, un appuntamento fisso con gli ascoltatori. Questa è una gran cosa, questo è veramente molto, e poi quello che è successo a noi l'ha conosciuto appunto perché sentiva il programma, un momento comunicativo sicuramente importantissimo. Tu pensa che poi sentire portare i nostri progetti, noi ci siamo, io appunto dallo streaming radio, da Alexa, ovviamente siamo presenti su Spotify, su tutti i dispositivi, anche Apple Store, praticamente ci senti anche al supermercato. Gianluigi ha anni e anni di esperienza e conoscenze dappertutto nel mondo ed è carinissimo quando durante le nostre trasmissioni e le nostre dirette dice salutiamo gli amici di Sydney perché domani questa trasmissione sì, è vero, me ne ero dimenticato, no, sennò sembra che faccio il milanese, faccio tutto io, no? Un aspetto importante, sì, noi diciamo che il programma che facciamo, il programma che facciamo, cioè c'è molta sinergia anche tra le radio, quelle che hanno un po' più, secondo me, un po' di destra, meno invidia e cose varie. E i miei programmi di Radio Vacanze vanno in onda su Radio Blu Italia, che trasmette da Adelaide, precisamente. E Paolo Puglia è un ex guida di Boscolo Tour, sempre parrocchia, certo. Non è che abbiamo cambiato tanto, però è il padrone appunto di Radio Blu Italia. Allora lui manda il mio programma, Buongiorno Australia, con cui io comincio le mattine. E lui manda la domenica pomeriggio dalle 3 alle 4 il programma italiano mio che noi facciamo, capito? Cioè il programma di domani sera, poi domenica sarà ascoltabile dal pubblico australiano. Posso permettermi di certo dire che puoi permettermi. Domani sera, durante la trasmissione che segue Gianluigi da tempo, ci sarò anch'io perché parleremo di castelli romani e di del Natale. Bello. Possiamo invitarla, ma sì, dai, vabbè, stavolta ma porterà il vino? Niente, tanto siamo a dietro. Parleremo anche di castelli romani, ci sarò anch'io molto volentieri e non vi spero ancora che ci sarà dei castelli, ma ci saranno anche presenze. E noi intanto diciamo che gli amici d'ascolto in questo tra oggi e domani
i brani della playlist ufficiale di Radio Vacanze sono composti per il 90% da voci femminili, proprio in omaggio a questa realtà. Ieri mi sono messo là, ho montato tutta una playlist con tutte le migliori cantanti italiane e non. Perciò chi ascolta Radio Vacanze sentirà principalmente un pubblico femminile. Mi sembra una cosa più adatta, visto che poi sono in minoranza, mi conviene. Dire che ha dato un input totalmente diverso. No? Va bene, allora noi facciamo vedere la sigla dei Moschettieri, Enrico, e poi chiudiamo la diretta? Ha detto di sì, stavolta non mi sei sbagliato. Alla prossima, ragazzi, qui, bene, la Grotta Ferrata. Davvero? Eh no, quindi salutare. È stato un piacere. Grazie. E anche a Laura. Ciao a tutti, alla prossima, non perdete il prossimo collegamento. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. C'è lavoro nel settore turistico. La tua radio è Radio Vacanze. Radio Vacanze. Ordina con Delivery, i migliori ristoranti e supermercati.